In più la Giovia è caduta in avanti e i lapilli sono saliti dritti al cielo, e questo pare sia di buon auspicio secondo i nostri antenati e le interpretazioni che davano del falò, e quindi tutto lascia pensare che questo ritorno sia stato un ritorno sotto le migliori condizioni, le migliori stelle. C'è da dire che importante è immaginare in questo momento quante altre gioie stanno bruciando in tutta la città. Le scuole le hanno bruciate durante il giorno, stasera ci sono le associazioni, le parrocchie, i comitati di quartiere, alcuni ristoranti, alcuni condomini. Ed è davvero importante capire il senso di appartenenza che pur in punti diversi della città ci sta unendo in questo momento. Da ultimo la presenza dei bambini è fondamentale perché questa nostra tradizione possa essere tramandata. Anche per questo la Giovia nelle scuole è importante. Quindi un segno di speranza. C'è qualche male particolare da scacciare a Busto in questo inverno? Busto sta all'interno di una comunità internazionale, per cui certamente non è insensibile ai grandi temi anche internazionali, per cui certamente il pensiero va alla guerra, ma va anche a tutte le famiglie, le persone in difficoltà della nostra città, messe a dura prova dalla pandemia prima, dalla crisi energetica dopo, e quindi il pensiero va a tutti coloro che in questo momento hanno un po' più bisogno degli altri, un po' più bisogno di buona sorte, un po' più bisogno della vicinanza dell'amministrazione. Noi cerchiamo di fare tutto il possibile e insomma ci auguriamo che quest'anno riporti il sorriso in tante case di Busto dove negli ultimi anni si è un po' spento.